Ok ragazzi, noi siamo qua comunque, siamo occupati nella stanza dell'assessore Paniti, ma noi stiamo aspettando, abbiamo chiesto l'udienza col sindaco, però già c'è il gas a fuoco, sì, quando noi aspettiamo prima parla col sindaco, Mi raccomando, capite bene come sta la cosa, siccome qua abbiamo fatto un incontro con l'assessore Panini e con la dirigente Malinconico sulla questione vede, un'altra questione di assegnatari e la delibera degli occupanti pure, degli io invalidi. la stessa, diciamo, la questione vede sta ancora, diciamo, all'alto mare, nel senso che non solo ne erano pochi le esclusioni delle famiglie, allora erano risolti alcuni problemi, ma addirittura si parla di 30 famiglie escluse. Siccome io per 30 anni che queste famiglie, per oltre 35 anni queste famiglie stanno all'interno di palazzi di cemento di obbrobri, allora si hanno rivendicato diritto all'abitare, allora hanno conquistato l'alloggio, noi riteniamo che inaccettabile la proposta dell'amministrazione. Quindi stiamo qua affinché, aspettiamo, innanzitutto aspettiamo il sindaco che viene, ma per accelerare i tempi, per far sì che le stesse famiglie trasino l'abitazione che si hanno conquistato, che qua nessuno ci ha regalato niente. Tutto quello che sta, che sta a Scampia si sono conquistate le stesse famiglie con i sacrifici e magari qualcuno non ha visto manca casa e questo ci fa ancora più rabbia. Qualcuno ha tenuto i muri, hanno pigliato i muri, hanno pigliato i malati di vero. Noi intendiamo retrocedere su alcuni aspetti che a noi quando ci guardi sembrano assurdi. Pertanto noi abbiamo innanzi verso aspettando il sindaco Se e non per capire una prima bene guardia ci ha messo, di però. accelerare i tempi. Fa sì che le persone, le famiglie transitino in casa, che diciamo noi ci fastidiamo. No, ma a parte, ora l'hanno consegnato questi casi, perché sta gente hanno aspettato troppo anni, quindi ora è il momento che l'hanno consegnato. Se poi ci manca così, chi si cava, fanno morire la gente. È vero, portano i muri, sono gente che ne è muro. E quindi hanno avuto i casi, si legittima a segnalare, 107, hanno avuto tutti quanti i casi. Cioè, GG, non si sente bene, GG, è troppe aline che è una mezza botta. Ciao Valeria, ciao Francesco. Allora, qua la situazione è triste perché gli impegni mantenuti non ci sono stati, perché il sindaco ci ha mandato già 2 mesi fa e non si è mai fatto vedere. Purtroppo, ma basta. Da fascia sta gente da casa, già fanno più assa. Dopo che sono uscito dall'azienda davanti agli occupanti, perché si occupa, siamo quasi 40 famiglie, 400 famiglie occupate, quindi hanno scelto tutto quanto a dare una soluzione. E si sente piano, non lo so perché si sente piano, ok, Firmo se si sente bene, ha alzato un po' la voce, quindi aspettiamo il sindaco, a dare il mio sindaco. Infatti Pino è un limo sindaco, sindaco, sta aspettando Ais. Salutiamo passeggeri, Gigi. Ciao Arturo, buonasera. Ciao Rosa, buonasera pure a te. Con ragazzi, chi sa andare a casa perché già sono passati troppo anni. Abbiamo occupato 3-4 ore di cantiere per far continuare i lavori perché l'erano sempre fermati. Quindi mo basta, ma è il momento che stanno a consegnare. Il sindaco Qua in TV, in televisione, parlava, ha sempre detto ma è damma, però visto se è mai muto sindaco. E quindi mo sono a voi. Babbo, comunque ragazzi, noi siamo qua con la speranza che arrivo sindaco. Se non nel frattempo non arrivo lì avanti, ok? Va bene, ci sentiamo dopo, bravo ragazzi. Ciao, Gigi. ma chi te la fa? Ma io fra?